Siamo con Francesco Renga. Eccomi qua, ciao a tutti. Ciao, benvenuto. Che bello questa voce radiofonica. Fatto apposta. Grande. Guarda, noi siamo qui e vogliamo proporti questo CD. Chi è? Ah, è un giovane. Un giovane attempato. Sì. Beh, sì, è un giovane. Gli hanno tolto le rughe, però sì. Allora, che ti posso dire? Che lui si chiama Francesco Renga e questo ragazzotto, di provincia, sì. Ci propone questa volta un CD diverso. Sì, è un CD, a parte che è nuovo perché è appena uscito. No, è diverso perché è diversa come gestazione. Prima di tutto c'è un'idea molto chiara, c'è un concetto alla base che è quella, la voglia di raccontare l'amore, quindi in maniera proprio schietta, esplicita, non fare quella faccia. È difficilissimo raccontare. Guarda che difficile. È la cosa più difficile, credo che non si possa fare altrimenti in una canzone, prima di tutto. Francesco, che cos'è l'amore? Devi prendere il disco e ascoltare tutto quello che c'è. Credo che l'amore sia veramente onnicomprensivo, cioè è il sentimento per eccellenza. E quindi la voglia era quello di esplorarlo in tutte le sue declinazioni, i percorsi, i momenti. L'amore è tutto, è il contrario di tutto alla fine, quindi è indefinibile, credo, per definizione indefinibile. Sì è vero, no? È proprio così, perché è proprio sfuggente, esatto. No? Quindi la voglia era quella di farlo, e farlo attraverso appunto queste 14 canzoni. Il titolo in realtà nasce dalla considerazione per la quale, se tu vuoi fare un racconto dell'amore, la tua narrazione parte sempre da te stesso, perché ognuno di noi, certo, ha la sua storia, e la storia d'amore si palesa con un volto, e questo volto ha un nome. Il gioco bello cos'è? Che nel momento in cui io ti racconto il mio nome, faccio il mio nome, quello diventa subito il tuo nome, perché tu avrai dentro di te quel nome, quel volto. Ed è un gioco degli specchi. Esattamente. Quindi infatti in copertina ci sono 2800 nomi stampati, proprio per creare questa connessione con tutti quelli che avranno voglia poi di ascoltare questo però album. Siccome io l'ho ascoltato, ti posso dire una mia sensazione. È come se tu stessi parlando, ogni traccia è un tuo dialogo con X. Esattamente, ed è quello che poi si è, come dire, palesato nel lavoro del disco, nel senso che con Michele Canova, il produttore, che aveva già le idee chiare di quello che doveva essere poi insomma il mood di questo lavoro, di questo progetto, mi sono confrontato con la scrittura, con un sacco di giovani autori. Ermal Metal, Francesco Gabbani, Tony Maiello, tanti. Tutti giovani autori che hanno già un linguaggio molto più fresco, molto più contemporaneo, molto più moderno. Ma guardami, amore, mentre canto la nostra canzone. Scusami, amore, se ogni tanto mi trema la voce. Ricordati, amore, che la vita è un raggio di sole. E di notte non si muore mai. No, è bello però, perché si è scoperto questo lavoro in team che ci piace veramente tanto. Per cui volevamo dirti complimenti, perché insomma tu, che sei già Francesco Renga. Sono nato Francesco Renga. Sei nato Pier Francesco. Pier Francesco Renga. Non mentiamo. Pier Francesco Renga, che comunque ha costituito un team di giovani fantastici che insomma gli hanno fatto esprimere un amore in maniera proprio 360 gradi. Esattamente. Per l'amore che verrà. Che l'amore che verrà. Che è esattamente quello che poi ho raccontato, nel senso che fino ad ora il lavoro quando usciva un album era sempre la fotografia di quel momento, no? Di quello che rappresentava esattamente la posizione in cui io ero in quel momento, come uomo, come artista. Questo è un disco in realtà che è come se fosse una fotografia in divenire, è come se fosse la fotografia di quello che ancora non sono e che probabilmente sarò domani. Questo secondo me è molto, per me è molto accattivante, molto interessante. Io che sono curioso e ho voglia di mettermi in discussione, in gioco, secondo me la cifra vera di questo progetto. Senti il mio battito, sento il tuo battito. Senti il mio battito, sento il tuo battito. Senti il mio battito, sento il tuo battito. E il domani si chiama, c'è una data che è il 15 ottobre. Per il cui, 15 insomma, di ottobre. Noi prenotiamo adesso, noi siamo in Puglia, prenotiamo adesso il volo, perché costa proprio poco. È meglio farlo adesso. Vedi, adesso cioè, possiamo farlo, possiamo dire anche un'applicazione Skyscanner. Tra l'altro il 15 è un sabato, il 15 di ottobre, quindi l'ho fatto apposta, perché così chi il giorno dopo non si lavora, si viene lì, si dorme a Milano e poi si torna.
facciamo Balotta, Francesco, Renga, questo è Cicericcio. Ciao. Ciao.